un anno di indigestione di sport fra volley e calcio, qual è il suo primo bilancio? Allora, siccome a me ovviamente piacciono, da una parte sperare di poter vincere qualcosa, dall'altra quando ho capito che nel calcio non si può vincere nulla perché non ci sono le forze per vincere nulla, ovviamente mi sono innamorato, come già ho detto più volte, più che dello sport del volley, che ancora oggi conosco molto poco, di quello che è l'atmosfera attorno al volley. Il livello medio delle persone che frequentano il palazzetto, intanto parliamo di migliaia di persone contro centinaia, per cui io auguro al Piacenza Calcio di portare 3.000 persone in Serie C, ma lo vedo un progetto molto difficile, e tutte le volte che sono stato a vedere la Lega Pro quest'anno, onestamente più che di qualche centinaia di persone, sembrava di essere a Fiorenzuola. Francamente, capelli bianchi, maschi, c'è anche un po' di gente un po' scordinata, preferisco definirla così, ma donne, ragazzini, e un bel ambiente, onestamente siamo molto lontani, a differenza invece del Pellavanca, che mi riempie molto di soddisfazione proprio da questo punto di vista. Nel volley avete creato una nuova società, possiamo dire, in due giorni. Se si guarda indietro, possiamo dire che questa è stata una pazzia, positiva ma una pazzia? Sì, assolutamente è stata una pazzia, perché non avevamo guardato quasi nulla, ci siamo fidati in un accordo sulla parola, cose che poi fra l'altro si sono trasformate in tutto quello che deve essere fatto per una società sportiva. È stato un anno difficilissimo dal punto di vista delle soddisfazioni sportive, io credo che quello che è successo alla fine sia stato un po' sminuito, perché giustamente dopo 20 partite perse è abbastanza difficile recuperare credibilità, ma è altrettanto vero che tutto è successo nel modo più onesto del mondo, attraverso il risultato sportivo, quindi qualche accorgimento era stato fatto, i frutti sono arrivati molto dopo, e bisogna ammettere che probabilmente in società dal punto di vista sportivo si era sbagliato molto, sia nei giocatori, sia nello schema, sia nelle risorse come spenderle. Anche lì non colpevolizzo nessuno, perché vero è che c'erano squadre che avevano budget inferiori addirittura a quelli del Piacenza di quest'anno, ma è altrettanto vero che hanno avuto mesi per pianificare. Ecco perché quest'anno mi sto impegnando molto per arrivare pianificato e poter scegliere con chi ha competenze di poter scegliere dei giocatori all'interno di un numero di possibilità più alte di quello che erano state dall'ultimo momento, che chiaramente diventa anche difficile spenderli bene. Se dovesse scegliere una sola immagine della stagione che è appena terminata, qual è la fotografia che le piace di più ricordare? La vittoria a Milano, anzi mi scusi, a Riscaldina, dove andiamo a giocare. No, parlo proprio della partita di ritorno, perché lei si ricorda che abbiamo vinto la prima, poi non abbiamo più vinto niente, e mi ricordo che in trasferta, vincendo la seconda, se non sbaglio, 3-2, mi è sembrato veramente di vincere un piccolo scudetto. È stata una soddisfazione enorme, quasi commovente. L'errore che non rifarebbe? Essere così caldo anche sulla tribuna VIP, mi sono ripromesso di limitare le mie espressioni pittoresche, soprattutto nei confronti del terno arbitrale, che è di solito la mia preferita, soprattutto non conoscendo bene le regole, quindi quando mi danno contro mi arrabbio un po' tanto, però devo dire che, ribadisco, per me andare alla banca è bello vedere i piacentini contenti, è uno spettacolo sano, con della bella gente, tanto pubblico femminile, e in una Piacenza, mi scusi, dove ormai, o perché qualcuno purtroppo non c'è più, o perché qualcuno ha venduto, non abbiamo più nemmeno una tradizione culinaria, l'unico ristorante stellato purtroppo se n'è andato, non c'è più una boutique da uomo importante, onestamente se n'è andato anche Cercello. Credo veramente che tenere alto il volley maschile a Piacenza sia diventato un bisogno pubblico, un dovere quasi. L'aspetto che la rende più orgoglioso è proprio questo del pubblico, o ce ne sono altri? Sicuramente c'è anche la parte narcisista, perché comunque mi ha dato visibilità anche troppa, gliel'ho già detto questo, ma io mi sono anche impegnato molto finanziariamente e temporalmente, quindi onestamente me lo prendo anche questo merito. Però è un po' tutto l'ambiente che mi piace, probabilmente l'unica altra esperienza, essendo stato il calcio, è talmente grande il divario morale, comportamentale, finanziario, e stando ovviamente in Serie A da una parte e in serie minori dall'altra, che è facile vincere il confronto. Però torno a ripetere, quando
esco dal tunnel dei giocatori e soprattutto le prime partite, quando si sperava che l'LPR potesse essere una grande squadra anche l'anno scorso, è una soddisfazione che mi riempie, perché sono 3-4 mila persone che ci possono stare e vederlo pieno, a differenza dello stadio, con qualche cena di persone ce ne stanno sia a Ferenzuola che a Piacenza e molti molti di più, è una cosa che mi riempie di soddisfazione. In poco tempo, in un paio di mesi, siete riusciti a coinvolgere nel vostro progetto oltre 50 fra imprenditori, commercianti, aziende piacentine. Qual è stata l'arma segreta che vi ha permesso di coinvolgere così tante persone? Ma prima di tutto sicuramente il talentuosissimo presidente, che ha una genialità innata che forse da qualcuno è anche un po' sottovalutata. Io che l'ho frequentato molto quest'anno, devo dire che il presidente Molinaroli è veramente un vulcano di cose importanti a cui poter arrivare, fra l'altro, quindi traguardi raggiungibili, potenzialmente raggiungibili. Poi è un'enorme soddisfazione per me a sedermi a tavolino con i maggiori imprenditori piacentini, che ai quali ho chiesto di ricordarsi, come lo feci di creazione un anno fa, che è giusto anche, al di là della passione, al di là della voglia o no di mettersi in vista, che ognuno di noi chiaramente giustamente a casa sua ragiona un po' come vuole, ma di stornare qualcosa al territorio, che ha dato molto fortuna di queste 50 persone, al sottoscritto, ad Arici e anche a Molinaroli. Quindi è un po' questo che mi è piaciuto, cioè trascinarli con questo significato. Non è stato solo Roberto Pighe che ha chiamato i grossi, o Molinaroli che ha chiamato i politici, o qualcun altro che ha chiamato gli industriali. È stato un lavoro di team, alla quale ha partecipato anche Stefano Arici in questo tipo di attività. Volevo anche ringraziare Luciano Arici, che non si fa mai intervistare, questo mi spiace molto, che è ancora oggi l'uomo più generoso in assoluto della provincia, non essendo nemmeno piacentino, e che però ho avuto dimostrazione che tutte le volte che c'è bisogno c'è sempre stato il momento giusto. C'è stato un momento in questi mesi in cui ha detto o ha pensato chi me l'ha fatto fare? Più di una volta, anche perché lei capisce molto bene che sia Fiorenzuola, che erano arrivati a un punto dal playoff senza di me, che a Piacenza salvandola e in qualche modo prendendo come responsabilità la rifondazione di una grande squadra con i risultati che abbiamo ottenuto nella regular season, onestamente era difficile. Io proprio perché mi vede così entusiasta, pensare a palazzetto pieno, quando alle 7:30 andavamo a casa o alle 7:15 qualche volta ho cronometrato, era veramente un dolore molto grande per me. Per quanto riguarda il prossimo anno, avete già ufficialmente annunciato alcuni arrivi. Quali sono gli obiettivi di questa squadra che state costruendo proprio in queste settimane? Allora, altri nomi non gliene posso fare, primo perché rischierei di sbagliare, perché tra italiani, mezzi rotti, anche queste, vedi, si parte sempre con tanta buona volontà e partiamo già con ostacoli non indifferenti per pianificare bene, perché da una parte c'è la regola degli italiani in campo, dall'altra ci sono le disponibilità di alcuni giocatori. Alcuni giocatori sono già stati presi e di conseguentemente speriamo che si avverino certe cose. Nel caso queste non si avverino, la scelta dei loro sostituti potrebbe essere totalmente errata, in funzione del fatto che uno non diventi italiano e uno che magari stiamo definendo non torni a prestazioni di alto livello come mi pare lo sia stato per molti anni. Ultima domanda. Ciononostante, per terminare, quello che è importante è che sia io che Arici siamo uniti da questo punto di vista. Ho sentito dire tante cose che per fortuna non sono vere, mi spiace che vengano con amici che ho appena citato, con persone che ho conosciuto, certe forme di mi passi il termine, di sfilacciamento da parte di qualcuno, ma credo che stiamo, con un po' di fortuna e con un po' d'aiuto, ricreando i presupposti per fare una squadra di assoluto vertice. Per dire, le prime quattro aspettiamo un attimo, ma certamente con più coscienza di essere davvero vicino alle prime quattro di quanto l'anno scorso nei playoff. Comunque è un progetto che prosegue. Assolutamente sì. Ultima domanda, le faccio scegliere, può scegliere solo una cosa: scudetto all'LPR o tricolore all'Inter? Speriamo che non mi senta Ricci. Scudetto all'LPR.